Buongiorno a tutti, cittadini, autorità civili e associazioni combattentistiche ed armi. Oggi 25 aprile 2022 sono trascorsi ben 77 anni dal 25 aprile 1945, data importantissima per la storia dell'Italia. Quel giorno avveniva la liberazione del nostro paese dall'occupazione nazista e dal regime fascista. Quella giornata rappresenta inoltre il culmine della fase militare della resistenza. Molti nostri soldati e civili hanno combattuto donando la propria vita per la liberazione del nazifascismo. I momenti che stiamo vivendo oggi con notizie ed immagini orrende, lo slogan e il titolo delle manifestazioni di questo 25 aprile è «No alla guerra, viva la pace!». Adesso faremo l'alza bandiera e dopo di ciò onoriamo i caduti di tutte le guerre. Dopo di ciò, dopo ci sarà l'intervento del sindaco Martino D'Onofrio. Adesso ci sarà onore ai caduti. Passo la parola al sindaco. Dopo l'intervento del sindaco ci sarà il corteo da, per deporre una corona ai caduti, al monumento ai caduti.
Cari concittadini di Montecorvino Rovella, anche quest'anno ci ritroviamo per celebrare la liberazione del nostro paese dai nazifascisti e per tenere viva la memoria di coloro che hanno dato vita alla nostra libertà. A 77 anni da quella data abbiamo il dovere, noi tutti, di essere i portavoci del loro messaggio. Un messaggio di libertà e di sacrificio, a difesa di una pace che sembrava così lontana e così inafferrabile. La lotta di liberazione ha forgiato la nostra coscienza nazionale, ha definito il nostro modo di essere e di sentirci italiani e ha garantito i diritti democratici dei quali oggi tutti quanti noi godiamo. Per questo vorrei che tutti noi potessimo riappropriarci di questa giornata con un sentimento profondo di riconoscenza per chi ha lottato per i nostri diritti, per il bene comune. Oggi, dopo una pandemia che ha stravolto le nostre vite, la nostra Europa è ancora teatro di un conflitto che mai, pochi mesi fa, avremmo pensato potesse essere possibile. Una guerra di aggressione in cui a patire le maggiori pene la popolazione ucraina, alla quale tutti noi siamo e saremo sempre vicini. Come quando all'inizio del conflitto tutti i vicentini hanno deciso di manifestare la propria solidarietà al popolo ucraino marciando per la pace al loro fianco. Come ha detto il nostro presidente Mattarella, riflettere sul valore dei diritti dell'uomo, prima fra tutti quello di poter vivere in pace, è il forte messaggio che ci ha consegnato la Resistenza. È una riflessione che chiama in causa tutti noi e che ci responsabilizza rispetto al mondo che vogliamo lasciare ai nostri figli. Ognuno di noi deve fare la propria parte per fare in modo che il messaggio di pace diventi sentimento comune e che nessuno possa sentirsi in diritto di aggredire un paese sovrano. Essere comunità significa anche possedere una coscienza civile condivisa che produca gli anticorpi necessari per disinnescare tutte le pulsioni illiberali. I nostri figli meritano un futuro diverso, fatto di gesti concreti ogni giorno, di cittadini impegnati nel rispetto delle leggi, dei valori di accoglienza e di ospitalità. Dopo la pandemia, cari concittadini, ci è apparso a tutti difficile immaginare il futuro in maniera chiara. La guerra, però, che ha colpito l'Europa in questi mesi, ci ha fatto capire che non può esserci futuro senza pace e tolleranza. Questo è un messaggio che dobbiamo capirlo e lo stiamo capendo in questi mesi quando nessuno immaginava che in Europa potesse arrivare la guerra. Oggi c'è e dobbiamo riappropriarci di quella coscienza civile. Ognuno di noi, cari concittadini, può e deve fare la loro parte affinché non prevalga la violenza e la prepotenza. Noi siamo europei, siamo italiani e per questo vi dico, cari concittadini, io ci credo, noi ci dobbiamo credere tutti quanti e lo voglio gridare con forza, con determinazione, con coscienza civile. Viva l'Europa, viva l'Italia, viva Montecorvino Rovella! Thank you.
Adesso io voglio fare dei ringraziamenti, voglio ringraziare all'Arma dei Carabinieri, al Comando Polizia Municipale, all'Associazione Combattenti, all'Associazione, mi sentite? Carabinieri di Montecorvino Novella, a tutti voi concittadini, chi è presente e chi ci ascolta da casa in diretta. La giornata è delle migliori, però siamo qui con la voglia di far sentire la nostra presenza anche al popolo ucraino. Quindi tra pochi minuti ci porteremo in piazza a deporre una corona ai nostri caduti e poi con le forze dell'ordine scenderemo nella frazione Sant'Eustacchio, dove insieme al Presidente e all'amministratore comunale abbiamo l'anno scorso messo un cippo, intitolato un cippo ai caduti, al reggimento americano che hanno fatto tanto per liberare il nostro paese dal nazifascismo. Quindi, cari concittadini, siamo qui con la voce colta dall'emozione, dalla voglia di far sentire a chi sta soffrendo in questo momento quello che abbiamo sofferto noi tanti e tanti anni fa. E quindi dobbiamo sentirci tutti quanti in un grande abbraccio solidale. La mia è una grande voglia di voler far capire quanto è importante ai nostri giovani, alle nostre nuove generazioni, l'importanza della pace, perché questa è la parola chiave, la pace che dobbiamo tutti quanti far sì che non venga mai intaccata, perché immaginare oggi un qualcosa di unico in Europa, nessuno, caro Presidente, care forze dell'ordine, immaginava che potesse toccare nuovamente la nostra Europa. Oggi c'è e bisogna fare tutti gli sforzi diplomatici necessari affinché questo conflitto di proporzioni inspiegabili possa finire quanto prima. Io vi ringrazio con tutto il cuore e insieme alle forze dell'ordine ci recheremo adesso a deporre una piccola colonna per dare, come dire, sostegno, ma soprattutto per ricordare i tanti caduti per la nostra libertà.